Allora, questa ragazza umile mi ha detto che lei non è vero che ha stravinto, che Michetti è il candidato della coalizione. Io però, insomma, so che lei l'ha voluto fortemente, l'ha anche molto difeso. Stamattina arriva Vittorio Feltri e mi dice, beh, io non lo conosco nemmeno lontanamente, però il fatto che l'ha scelto la Meloni mi fa stare tranquillo. Quindi per dirle, insomma, come stiamo? Dovrà fare la campagna elettorale lei, secondo me. Ma io la faccio volentieri per Enrico Michetti e, guardi, chiaramente... Tutti sanno quanto ami la capitale, quanto sia legata al territorio della capitale, quanto, e quanto penso che noi abbiamo fatto pagare ai romani 5 anni fa le nostre divisioni, le nostre difficoltà nell'individuazione di un candidato. E quindi se scelgo e se propongo un candidato come Enrico Michetti è perché sono sicura non solo che si possa vincere, ma che si possa governare ottimamente. Con una persona che per carità sarà meno conosciuta di un profilo, di un nomone che io potevo tirare fuori, ma che poi magari arrivava a governare una delle amministrazioni più complesse del mondo e non sapeva dove mettere le mani. Io so una cosa. Io so una cosa, dico solo questo. So che se Enrico Michetti arriva a fare il sindaco di Roma, coadiuvato anche da Simonetta Matone, che è un altro personaggio straordinario, io so che la macchina del comune di Roma cammina. Che si possono fare le cose, che le persone lavoreranno nel migliore dei modi, che questa città avrà una chance. Allora, quindi io penso allora le rispondo che, con la stessa cosa. Io spero so che i romani possano fidarsi di me. Se il sindaco di Roma, lei avrà anche una grande vittoria personale che le darà, secondo me, anche un peso importante nel centrodestra, cosa che sta già prendendo attraverso i sondaggi, che però secondo me sarà un coronamento di qualcosa. Ma so anche che se Michetti non diventa sindaco, sa di chi rimane figlio Michetti? Mio? Giorgia Meloni. Gli altri due diranno, beh, insomma, era voluto Giorgia, non lo conosceva nessuno. Sono abituata ad assumermi le mie responsabilità, Mirta, l'ho sempre fatto. Per questo, però, diciamo, vorrei che le persone capissero che è una scelta che io considero in cuor mio la migliore possibile. Perché non avrei motivo, oggettivamente, di spendermi per qualcuno prima. Che non sono sicura possa fare bene. Se l'ho fatto è perché sono sicura che possa fare bene. Lei ha detto, potevo mettere altri nomi, c'ho anche una classe dirigente su Roma. Ecco, la grande accusa che le fanno, ho letto con attenzione sia l'articolo di Carlo Loggia che la sua risposta. Lei non ha una classe dirigente, dice Carlo Loggia, e dice pure per arrivare a Michetti vuol dire davvero che lei è messa male nonostante la sua bravura, come dire, però, indiscutibile. Io ho risposto a Galli della Loggia perché questa cosa non la capisco, no? Cioè si dice nello stesso tempo, nell'articolo di Galli della Loggia lui dice nello stesso tempo che noi siamo troppo chiusi e che noi non abbiamo una classe dirigente perché scegliamo Michetti. Delle due l'una, signori. Noi scegliamo Michetti perché non siamo troppo chiusi e quindi, oltre alla classe dirigente che esprimiamo, della quale ora le dico, siamo anche in grado all'occorrenza di farci coadiuvare, di allargare i nostri confini, di coinvolgere persone che sono professionisti straordinari, che sono estremamente competenti e che sono della cosiddetta società civile, che ci danno una mano a costruire questo percorso. Scusi,